Il controgolpe di Erdogan non conosce tregua, colpite con epurazioni di massa scuola, università ed informazione, chiuse 24 emittenti tra radio e TV, vietati i viaggi all'estero per professori e studenti e a dettare legge nelle strade di Istanbul e di Ankara, ora sono le guardie di islamisti che sostengono Erdogan. Rientrano oggi a Malpensa le salme delle 6 vittime italiane della strage di Nizza. Tra i feriti ci sono ancora 15 persone che lottano tra la vita e la morte. L'Assemblea nazionale francese dà il via libera al prolungamento fino a gennaio 2017 dello stato di emergenza, le leggi speciali antiterrorismo che sarebbero scadute a fine luglio. Adesso è ufficiale, sarà Donald Trump il candidato repubblicano nella corsa alla Casa Bianca. La convention di Cleveland trionfa le nomination per il miliardario newyorkese. Non vi deluderò, dice Trump, affiancato dai 4 figli che sono intervenuti sul palco per sostenere la sua candidatura. La Gran Bretagna rinuncia alla presidenza del semestre europeo del 2017, lo ha annunciato un portavoce del governo alla vigilia dell'incontro della neo premier Theresa May con la cancelliera Merkel a Berlino, un nuovo passo di Londra nella roadmap verso l'uscita dall'Unione Europea. Il Senato ha detto no all'uso delle intercettazioni di Silvio Berlusconi con 2 oggettine come chiesto dal Tribunale di Milano nell'ambito di un'inchiesta del 2012 sull'ex Cavaliere. Il voto a scrutinio segreto ha scatenato la bagarre in aula con un reciproco scambio di accuse tra PD e 5 Stelle. Stefano Ricucci di nuovo nei guai, il capofila dei cosiddetti furbetti del quartierino, il gruppo di imprenditori che nel 2005 tentò la scalata al Corriere della Sera, è stato arrestato a Roma per un maxi giro di fatture false. Ne parleremo all'interno di TG Cronache. Buongiorno dal telegiornale della 7. Andiamo subito in Turchia perché a 5 giorni dal fallito golpe, dal fallito colpo di Stato, non si ferma la repressione di Erdogan. Sono 80.000, oltre 80.000 le persone colpite da arresti o epurazioni. E adesso c'è il divieto per i professori universitari di espatriare, l'obbligo di rientro per quelli che insegnano all'estero. E poi colpita fortemente l'informazione con 24 emittenti che sono state chiuse. Andiamo ad Istanbul dalla nostra inviata Paola Mascioli. Quella calata sugli insegnanti è più che una scure. I numeri delle purghe post-golpe vanno oltre l'immaginabile. 15.200 tra maestri e professori delle scuole pubbliche sono stati licenziati. 21.000 sono le licenze per l'insegnamento nelle scuole private che sono state ritirate. Ci sono ovviamente anche quelle della rete di istituti fondata da Fethullah Gulen nel mirino perché considerato l'organizzatore del tentato colpo di Stato e del quale la Turchia continua a chiedere l'estradizione agli Stati Uniti. Nelle liste di proscrizione sono finiti rettori, professori, docenti, tutti coloro che non si sono identificati nella politica di Erdogan e non lo hanno mai nascosto. Sinan Yildirim è il segretario del sindacato Egitim Sem, uno dei più importanti del paese, uno dei pochi che non ha paura di apparire davanti alle telecamere. Siamo cresciuti con i golpe, ci racconta. Li abbiamo sempre combattuti, anche in questo caso. Voglio chiarire che siamo contrari al tentativo di venerdì che ci sta costando caro, ma quello che sta succedendo va oltre ciò che abbiamo conosciuto finora. La cultura del linciaggio diffusa da questo governo, la gente spedita in piazza in maniera organizzata, i licenziamenti di massa, tutto è troppo. Vogliamo continuare a combattere, ma per noi adesso è più difficile. Molti sono stati sorpresi in vacanza, non sono in città, tutti sono spaventati. È difficile organizzare una manifestazione, un corteo, una protesta, ma ripeto, non appoggio il golpe come non ho mai fatto. Il Consiglio Superiore per l'insegnamento ha colpito anche 1577 professori universitari costretti alle dimissioni. Adesso è il turno degli studenti che si trovano all'estero. La loro posizione sarà esaminata con urgenza. Probabilmente dovranno rientrare, mentre non potrà partire chi stava per farlo. Intanto i supporter di Erdogan continuano ad occupare le piazze e scorazzare per la città con caroselli di auto imbandierate. In giro fanno affari i venditori di fumogeni e di bandiere, in mezzo ad una folla evidentemente religiosa. Ci sono uomini con la barba, donne velate coperte da abiti neri, dai quali spuntano mani inguantate che sventolano le bandiere. Su tutto campeggia in piazza Taksim un nuovo enorme striscione contro Gulen. Tu e i tuoi cani sarete impiccati, con il permesso di Allah porteremo la democrazia sventolando le nostre bandiere.
Intanto il consigliere del capo di Stato Maggiore confessa di essere parte proprio della rete di Gulen, imam e miliardario, del quale Ankara chiede l'estradizione agli Stati Uniti. E poi ci sono i primi raid turchi contro il PKK. Insomma, Erdogan in queste ore cerca di riportare la stabilità nel paese, ma deve al tempo stesso, operazione molto difficile, rassicurare anche gli alleati. Ha lasciato la città simbolo e anima del paese, Istanbul, ed è tornato ieri sera nella moderna ma più impersonale capitale, Ankara. Per la prima volta dal fallito colpo di Stato, il presidente Erdogan riprende l'attività governativa. In serata ha incontrato il presidente georgiano Kirkvili. Queste le immagini che mostrano un clima non certo dei più sereni. E stamani ha presieduto il Consiglio di Sicurezza Nazionale. Presenti il Premier, il Capo di Stato Maggiore e quello dei servizi segreti. Sono annunciate decisioni importanti. Secondo indiscrezioni non si tratterebbe della proclamazione della legge marziale, bensì della creazione di tribunali speciali per i golpisti. Ma dalla riunione di oggi dovrebbero partire altri messaggi. Erdogan ha bisogno di riportare la stabilità nel paese, ma soprattutto deve lanciare messaggi agli alleati per assicurarli che non si è imbarcato in una caccia alle streghe, anche se i numeri dei fermi e le misure draconiane contro funzionari, magistrati e giornalisti indicano esattamente il contrario. 24 stazioni televisive, ricordiamo, sono state chiuse. Il governo ha ritirato il tesserino a 34 giornalisti, sempre con l'accusa di essere vicini a Fethullah Gülen, l'ex amico di Erdogan, accusato dal governo di aver tirato le fila del golpe dalla Pennsylvania, dove si trova in autoesilio. Ieri il governo turco ha avanzato a Washington una richiesta di estradizione. Obama in serata ha parlato con Erdogan assicurando collaborazione nelle indagini sul golpe, ma senza citare Gülen, mentre un portavoce della Casa Bianca ha fatto sapere che la questione verrà valutata nell'ambito dei trattati esistenti tra Stati Uniti e Turchia. Stamani l'esercito turco ha ripreso quella che potremmo definire un'attività di routine, vale a dire il bombardamento aereo delle postazioni del PKK nel nord dell'Iraq. Sarebbero morti 20 combattenti, mentre 99 dei 260 generali del paese sono stati formalmente incriminati per il golpe. La CNN turca riporta che il consigliere del capo di Stato Maggiore turco, il luogotenente colonnello Levent Turkan, ha confessato la sua partecipazione al golpe, ma ha anche precisato di essersi pentito dopo aver appreso dei bombardamenti sul Parlamento e dell'uccisione di civili. Occupiamoci adesso della strage di Nizza, perché in Francia l'Assemblea nazionale ha prolungato di 6 mesi lo stato di emergenza nel paese. Il presidente Hollande si appella all'unità del paese stesso, dice la rabbia è legittima ma non può degenerare nell'odio e nel sospetto. Intanto oggi, come detto, rientrano all'aeroporto di Malpensa le salme delle vittime italiane. Allora ci colleghiamo con la nostra inviata Silvia Brasca da Nizza. Buongiorno Silvia. Sì, buongiorno. Innanzitutto dovrebbe essere atterrato proprio in questi minuti l'aereo speciale che riporterà a Malpensa nel pomeriggio le salme delle vittime italiane, quelle delle due coppie di amici di Voghera e di Milano, mentre per Carla Calveglio, la donna di 48 anni piemontese, il viaggio sarà via terra. Per lei funerali sabato in forma strettamente privata, ancora tanto dolore, tanta sofferenza, ma inizia a farsi spazio anche la polemica, quella per capire se tutto è stato fatto per mettere in sicurezza la Promenade des Anglais la sera del 14 luglio e qualcuno dei familiari delle 84 vittime avrebbe intenzione di costituirsi parte civile. Diamo subito conto delle novità dell'inchiesta. 2 dei 5 fermati sono ancora a Parigi, come anche gli altri, ma per loro è stato prorogato lo stato di fermo, come permette la legge speciale, le leggi speciali delle misure di emergenza che questa notte l'Assemblea nazionale ha prorogato per altri 6 mesi, un voto quasi unanime, 26 contrari era la sinistra dell'opposizione, 6 mesi come volevano i repubblicani. Sono leggi che permettono il fermo, le perquisizioni, la confisca di vetture, personal computer e telefoni cellulari e le indagini anche informatiche senza che alcun giudice
dia un assenso, senza richiesta nemmeno, è un giudice. Sono misure che hanno anche tra la loro, erano state, ricordiamolo, messe in atto dopo gli attentati del novembre del 2015 al Bataclan di Parigi. Qualunque persona che abbia un sospetto, che sia sotto indagine, può avere l'obbligo di dimora. Appunto, abbiamo detto Mohamed Boulel, ancora l'inchiesta su di lui, altre testimonianze dicono che la sua radicalizzazione è stata molto veloce, addirittura l'8 luglio avrebbe iniziato a rifiutare di bere alcolici, l'ha detto a dei media francesi gli amici. Allora, alle 5, oggi pomeriggio, sarà il Senato a discutere e a votare per e confermare dunque la proroga dello stato d'emergenza sino alla fine del gennaio 2017. I repubblicani all'attacco, cercano uno spazio a destra, dove Marion Le Pen a fare con il suo Front Nazionale delle proposte di legge che le associazioni islamiche definiscono quasi una tortura psicologica. A voi studio. Grazie, allora grazie a Silvia Brasca, una nota della Farnesina, informa che sarà proprio il capo dello Stato Mattarella ad accogliere questo pomeriggio a Malpensa le salme dei nostri connazionali. La lotta agli ISIS, che negli ultimi mesi ha dato dei risultati sia in Siria che in Iraq che in Libia, dove gli uomini del califfato hanno subito perdite importanti sia a livello territoriale che a livello di uomini e mezzi, ma questo certo non vuol dire che si avvicina alla vittoria contro il terrorismo globale. I tentacoli del terrorismo di matrice islamista si allungano in altre aree del pianeta, dalla Somalia alla Tunisia, dalla Turchia al Bangladesh, dal Belgio alla Francia. E se fino a qualche mese fa l'obiettivo principale degli jihadisti dell'autoproclamato Stato Islamico era impadronirsi dei territori per espandere il proprio dominio, ora qualcosa è cambiato. La riconquista parziale o totale di ciò che resta del sito archeologico di Palmira in Siria, della città sunnita di Fallujah in Iraq, di Sirte in Libia, sono solo alcune delle sconfitte dell'ISIS. Ma la guerra al terrorismo globale tutt'altro che vinta. Oggi il portavoce del governo di Parigi, Stéphane Le Foll, ha annunciato l'uccisione di 3 soldati delle forze speciali nazionali in Libia, ammettendo così per la prima volta la presenza di militari francesi nel paese nordafricano. Al contrario di quanto riportato dall'agenzia di stampa libica Al Tadamoun, in un'intervista a Radio France Inter, Le Foll non ha chiarito se 2 dei soldati francesi morti si trovassero a bordo dell'elicottero delle forze del generale Khalifa Haftar, comandante dell'autoproclamato esercito nazionale libico, precipitato domenica vicino a Bengasi. La notizia, se vera, dimostrerebbe che la Francia a parole sostiene il governo di accordo nazionale con sede a Tripoli del premier Sarraj, ma di fatto appoggia le forze di Haftar, ostacolo principale alla riconciliazione nazionale voluta dalle Nazioni Unite. Le Foll ha poi annunciato alla radio che Francia e Stati Uniti stanno preparando un attacco coordinato per la riconquista di Mosul, dal 2014 roccaforte del sedicente Stato Islamico in Iraq. Già oggi il ministro della difesa Le Drian è a Washington proprio per un vertice della coalizione anti-ISIS. A Mosul, appena liberata, il primo ministro iracheno al-Abadi prevede di installare un governatore militare. Parlando a condizioni di anonimato, un funzionario della difesa degli Stati Uniti ha messo in dubbio che l'esercito iracheno possa riprendere la città senza l'aiuto prolungato e sostanziale delle forze di sicurezza curde e delle milizie sciite. Un mix settario che potrebbe complicare i tentativi di riconciliazione post-conflitto. In partenza per gli Stati Uniti, dove parteciperà ad una conferenza dei paesi donatori, il ministro degli esteri tedesco Steinmeier ha annunciato che la Germania metterà a disposizione dell'Iraq 160 milioni di euro aggiuntivi entro il 2017. Per la ricostruzione del paese e per la lotta contro l'ISIS. Andiamo negli Stati Uniti dunque per l'incoronazione ufficiale di Donald Trump nella convention repubblicana di Cleveland. Donald Trump è stato formalmente incoronato come candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti. Sul palco di Cleveland, il magnate newyorkese mette fine a primarie controverse e tumultuose, ma non riesce a placare le polemiche per le sue uscite di carattere razzista e sessista e alcuni scandali e gaffe. L'ultima è l'accusa di plagio alla moglie Melania, che avrebbe copiato alcune parti del discorso pronunciato nel 2008 a una convention democratica dalla First Lady Michelle Obama. Una figura, quella di Trump,
Trump, che non ha convinto un quinto degli elettori del suo partito, a questo punto tenuto unito solo dalla volontà di sconfiggere Hillary Clinton. Dopo mesi di campagna elettorale e 56 primarie, contro molte aspettative, il miliardario americano ha avuto la meglio su 16 concorrenti e conquistato la nomination con 1725 delegati, più di quanto erano necessari. Con l'appello in ordine alfabetico, stato per stato, delle delegazioni presenti a Cleveland, Donald Trump ora si assicura la candidatura per la scalata alla Casa Bianca. La seconda giornata della convention è stata impostata come una grande festa di famiglia, con l'intervento dei figli che si dicono orgogliosi per l'elezione del padre. Al suo fianco, come vicepresidente, nomina il governatore dell'Indiana Mike Pence, uomo di stampo conservatore sia per le sue scelte economiche sia sociali. Saputo il risultato, Donald Trump rompe la tradizione, come ha fatto altre volte, e compare a sorpresa in un video per accettare formalmente la sua nomina. Oggi è un giorno molto speciale, non lo dimenticherò mai. Questo è il suo commento dopo la vittoria del New York, comparendo per 3 minuti sui mega schermi della Kicken Loans Arena. Inusuali i toni concilianti, si dice pronto a parlare e a condividere i temi per la sua presidenza agli elettori. Tra questi il rafforzamento delle frontiere e la lotta all'ISIS, vuole andare fino in fondo e vincere a novembre. Tutto questo mentre dall'arena continuano le manifestazioni di protesta contro Trump con annessi arresti di dimostranti. Last night in Cleveland was surreal. Hillary Clinton, la rivale democratica di Trump, commenta così la serata di Cleveland dicendo che pensava di assistere al film Il Mago di Oz. Il neo premier inglese Theresa May oggi sarà a Berlino, comincerà nell'incontro con Angela Merkel a discutere delle modalità di uscita della Gran Bretagna dalla Brexit, appunto della Gran Bretagna. Intanto quello che è ufficiale è che la Gran Bretagna rinuncia al semestre di presidenza del Consiglio europeo. Si valutano gli impatti nel paese della Brexit, si è espressa la Banca d'Inghilterra dicendo che al momento non ci sono evidenze di un rallentamento eccessivo del PIL. Anche se l'annuncio ufficiale Theresa May lo ha fatto solo stamattina con una telefonata al Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, la decisione era già nell'aria. Tant'è vero che il Belgio era già pronto a subentrare al Regno Unito nel semestre di presidenza che andrà dal 1 luglio fino a fine dicembre dell'anno prossimo. Del resto, come ormai tutti sanno, la nuova Premier britannica, pur avendo fatto la campagna referendaria nel campo del Remain, ha fatto della frase Brexit significa Brexit il motto del suo nuovo governo. E quindi Londra annuncia che nel 2017 sarà troppo occupata appunto a realizzare in concreto tutti i passaggi necessari per occuparsi nel frattempo di mandare avanti anche un'Unione Europea dalla quale starà cercando di uscire. Theresa May non è stata però ancora altrettanto precisa per quanto riguarda il momento in cui il suo governo attiverà finalmente il fatidico articolo 50, che regola appunto le procedure per il distacco di un paese dall'Unione, così come chiedono a gran voce i partner europei in modo da cominciare a mettere un punto fermo in questa storia. La May ha detto che intende farlo entro il 2016, ma prima dovrà discutere, e saranno di sicuro discussioni lunghe e accese, con Scozia e Irlanda del Nord per assicurare che anche chi ha votato per restare in Europa possa dire la sua. E poi dovrà esserci anche un confronto tra governo, sindacati e associazioni imprenditoriali. May ne parlerà certamente oggi con Angela Merkel, che vede a Berlino nel suo primo viaggio all'estero da quando ha sostituito David Cameron, e domani con François Hollande a Parigi. Sul tavolo naturalmente in entrambi i casi ci sarà anche la situazione in Turchia. Intanto si continuano a fare i conti per quantificare l'impatto della Brexit sull'economia del Regno. Il governo, si calcola, dovrà spendere almeno 5 miliardi di sterline, 6 miliardi di euro, per pagare le parcelle degli avvocati che dovranno trattare tutte le clausole dei nuovi accordi da siglare dopo la decadenza di quelli oggi in vigore e per assumere nuovi impiegati pubblici che dovranno occuparsi esclusivamente delle problematiche della Brexit. E intanto la Bank of England annuncia che almeno fino a giugno non erano ancora visibili gli effetti negativi della Brexit sull'economia. Gli operatori, sostiene il bollettino della banca, si aspettano comunque di esserne colpiti entro i prossimi 12 mesi. Un noto giornalista liberale di origine bielorussa è rimasto ucciso a Kiev dallo scoppio di una bomba sistemata sotto il sedile dell'auto su cui viaggiava. Si tratta di Pavel Sheremet, di 44 anni, era appena uscito di casa, aveva percorso pochi metri con l'auto quando questa è esplosa. Secondo il Ministero dell'Interno si è trattato di un ordigno artigianale. Il giornalista era noto per le sue critiche nei confronti della politica adottata sulla questione ucraina dal governo di Mosca e condannava l'annessione russa della
Crimea. Torniamo in Italia adesso, perché l'Aula del Senato ha negato l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche di Silvio Berlusconi nell'ambito del processo denominato Ruby Ter. Il voto dell'Aula di Palazzo Madama è segreto e l'esito è favorevole a Silvio Berlusconi. L'Aula del Senato dice no all'utilizzazione, chiesta dalla Giunta per le immunità, delle intercettazioni telefoniche del Cavaliere nel processo Ruby Ter, quello sulle cene galanti con le cosiddette olgettine. 130 votano contro l'uso delle registrazioni, 120 a favore, 8 si astengono. I 5 Stelle protestano in aula, il Presidente Piero Grasso è costretto a sospendere la seduta. Con il voto segreto il PD salva Berlusconi e prova a puntellare la sempre più scricchiolante maggioranza. È anche un modo per assicurarsi il sostegno del potente sistema mediatico berlusconiano in vista del referendum costituzionale. Attacca il capogruppo pentastellato Stefano Lucidi. Il patto del Nazareno è risorto. Ma il PD ribalta le accuse, punta il dito contro i grillini che nel segreto dell'urna avrebbero votato contro insieme alla destra, salvando Berlusconi per creare il caso. Sono certo che i senatori del Partito Democratico abbiano votato compattamente per l'autorizzazione all'uso delle intercettazioni, replica il capogruppo Luigi Zanda. Sono meno certo che nel voto segreto ci sia stato lo stesso comportamento da parte di gruppi che pure avevano espresso la stessa posizione. Siamo di fronte a un episodio analogo a quello del 1993, quando la Lega salvò Bettino Craxi. Parliamo adesso del rilancio da parte del governo del piano per combattere la povertà, che dovrebbe assicurare alle famiglie con maggiore disagio 320 euro al mese. Combattere la povertà e favorire l'inclusione sociale e lavorativa. E questo è l'obiettivo del piano del governo per estendere a tutto il territorio nazionale il SIA, il sostegno per l'inclusione attiva già previsto in 12 città. Piano che, annuncia il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, partirà il prossimo 2 settembre. Un'azione, dice, che punta al sostegno al reddito tramite il coinvolgimento attivo dei destinatari. Come funzionerà? Le famiglie in difficoltà, senza reddito o con un reddito massimo di 3.000 euro l'anno, riceveranno un contributo di 80 euro a persona. Se il nucleo è composto da 4 persone, verranno assegnati quindi 320 euro. Al massimo però una famiglia potrà incassare 400 euro, anche se composta da più di 5 elementi. Nelle intenzioni del governo il contributo sarà un sostegno importante per un totale di persone che va da 800.000 a 1 milione. Anche perché i requisiti necessari non sono solo economici. Le famiglie che ne faranno richiesta dovranno infatti avere almeno un figlio minorenne. La misura vale anche per chi ha un figlio disabile o se la donna è in stato di gravidanza. Non solo, affinché il sostegno non resti una misura puramente assistenziale, il piano prevede che, per incassare l'assegno, i destinatari aderiscano ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa. Chi vuole l'assegno deve impegnarsi a trovare un lavoro e partecipare ad iniziative di formazione. In caso di presenza di minori in età scolastica obbligatoria, la famiglia deve dimostrare che il ragazzo frequenta le lezioni e rispetta le vaccinazioni previste dal Piano Sanitario Nazionale. Ai beneficiari è richiesto inoltre di restare in contatto con i servizi sociali del Comune. Una misura che interviene in un'area di protezione sociale storicamente debole del nostro Paese e in un momento in cui i dati INPS sul lavoro dicono che nei primi 5 mesi dell'anno calano i nuovi contratti stabili, nonostante gli incentivi e la contribuzione. Per lo sport è cominciata l'era di Ventura alla guida della nazionale italiana. In questa fase sono leciti e dovuti i giochi di parole. Con il suo cognome è facile giocare sulla nuova avventura colorata di azzurro. L'ex tecnico del Torino, nell'abito elegante di condottiero della nazionale, si sente da Dio, parole sue, e scherzando sottolinea che la sua età non può emozionarsi. La statistica dice che più anziano di lui nella storia della nazionale c'è stato solo Fulvio Bernardini, 68 anni, 3 mesi in più del nuovo CT. Ma l'anagrafe è l'ultimo problema per Ventura, che si definisce un allenatore con un palmarès importante anche senza aver vinto titoli. Raccoglie l'eredità pesante di Conte, ma con un piccolo vantaggio, perché l'ex CT gli consegna un gruppo vero. Lo ringrazio perché mi ha lasciato innanzitutto una squadra, mi ha lasciato una squadra con delle conoscenze, mi ha lasciato una squadra con la cultura del lavoro. Ai pilastri dell'esperienza di Conte, umiltà e sacrificio, cercherà di aggiungere un aggettivo, quello di un'Italia eccitante, capace di stupire. Continuità con il passato anche nella filosofia tattica, perché si riparte dal 3-5-2 praticato pure nel Torino.
accento sui tanti esterni del nostro campionato, con l'accortezza di non bruciare i giovani. A pari distanza il centravanti Pellè dopo lo sbarco in Cina, Balotelli ormai ad un bivio, il 1 settembre amichevole con la Francia a Bari. E quel giorno il francese attualmente più famoso, Pogba, potrebbe non essere più un calciatore della Juventus. Le grandi manovre del Manchester United, ipotizzate da diverse settimane, hanno preso forma ieri con un incontro tra il vicepresidente degli inglesi, Marotta e Paratici, più Mino Raiola, procuratore di Pogba. Il Manchester ha formulato un'offerta di 101 milioni di euro, proponendo al giocatore un accordo di 5 anni a 13 milioni netti a stagione. Adesso si attende la contromossa della Juve, che potrebbe rilanciare chiedendo 120 milioni più bonus, cifra al di sotto della quale non sembra disposta a trattare. Saranno giorni caldi perché il Manchester di Mourinho vuole riportare a casa Pogba e da questa operazione potrebbe scatenarsi un effetto domino sul discorso Higuain, inchiodato moralmente dal presidente De Laurentiis per la responsabilità nei confronti dei tifosi. La linea del Napoli ufficialmente è intransigente, solo se un club paga la clausola da 94 milioni può acquistare il Pipita. Linea adesso a cronache, si parlerà anche dell'arresto di Stefano Ricucci. Dunque parola a Caterina Bizzarri, noi ci rivediamo domani, grazie a tutti, buon pomeriggio.